redistribuire in modo razionale il traffico in città rendendolo più sostenibile, ma anche realizzare un decentramento amministrativo. È l'obiettivo del progetto CIRO, City Roaming, nuova mobilità urbana, sviluppata da Napoli Città Intelligente, patrocinato dal Comune di Napoli e finanziato dal MIUR. Dal 1 marzo parte la fase di sperimentazione in città, che durerà fino a maggio, con i primi 4 chioschi multimediali con totem interattivi, sia per i servizi di condivisione di veicoli, sia per ottenere specifici permessi amministrativi, come la sosta per i residenti. Saranno 24 i punti per ricaricare le auto elettriche del car sharing, tutte dotate di software di navigazione studiato per ottimizzare la circolazione in città ed i tempi di viaggio. La sperimentazione coinvolgerà migliaia di cittadini e turisti. Basta registrarsi al servizio e contribuire da subito alla riduzione del numero di auto circolanti e dell'inquinamento acustico ed ambientale. Presso i punti di ricarica da bordo delle auto, inoltre, sarà attivo anche un servizio di Wi-Fi gratuito. Diventiamo sempre di più una città europea, una città internazionale, come avviene in altre grandi città del mondo: il car sharing, le macchine elettriche, le postazioni per rifornirsi e poi a marzo le bike sharing. Napoli è una città internazionale e deve avere le stesse pratiche ecosostenibili che si fanno in tutte le città del mondo. Anzi, noi vogliamo essere anche più originali, a cominciare dal nome, a Ciro. Hanno lavorato le varie istituzioni, giovani, associazioni, il comune, siamo contenti, un progetto europeo che è stato finanziato e Napoli finora ha sempre risposto bene, ha risposto bene con le biciclette, adesso risponderà secondo me con curiosità e interesse per il car sharing.